Ci riprovo. Dopo la pallina di ieri ho deciso che non mi sarei arresa, quindi la missione di oggi è trovare qualcosa che mi piaccia. Le sorprese di questo Skifidol Food Slime mi sembrano carine. A me piacerebbe trovare qualcosa di dolce, come una ciambella o del gelato. Diciamo che non partiamo benissimo. Ho trovato questi slime giallo, verde e bianco. E anche uno trasparente. Questo di sicuro non me lo aspettavo. Poi dentro c'era anche una tovaglietta, un piattino e anche una padella. Adesso vado a vedere che cosa ho trovato sulla lista. Credo proprio che sia uscito l'uovo al tegamino, anche oggi forse non è uno dei miei preferiti. All'interno però non c'era la paletta, non so però se doveva esserci. Andiamo a aprire gli slime e vediamo se esce qualcosa di carino comunque. Sono veramente sofficissimi. Iniziamo subito dal tuorlo. Faccio una pallina con il giallo. La faccio bella tonda e poi vado a prendere il bianco per fare l'albume. Cerco di farlo piatto e non troppo regolare. E poi ora lo vado ad assemblare. Non ci resta che metterlo nella padella. Ecco qui il risultato. Però visto che abbiamo così tanti slime, proviamo a fare qualcos'altro. Pensavo ad un primo, magari una pasta. Purtroppo non ho il rosso, quindi sarà una pasta in bianco. Prendo ancora lo slime giallo e faccio delle striscioline. Di questi dovrò farne un po', così faremo degli spaghetti. Vado a posizionarli sul piatto. Un po' così, in modo casuale. Arrotolo, arrotolo. Ne aggiungo anche altri. E poi pensavo anche di fare due foglioline con il verde, visto che non l'ho ancora usato. Magari possiamo fare la pasta burro e salvia? Ma sì, dai. Prendo due pezzettini e faccio la forma delle foglioline. Nei commenti fatemi sapere se voi avete mai provato questi Skifidol. Ecco qui, vado a metterle sulla pasta. Mi sembra venuta bene. Abbiamo fatto il primo, abbiamo fatto il secondo, direi che ci manca il dolce. Ancora con lo slime verde vado a fare dei macaron. All'interno farò un pochino di crema con il bianco. Ho fatto due palline e adesso le vado a schiacciare un pochino. Guardate che carino. Ne ho preparati anche altri due, uno giallo e un altro verde al pistacchio. E ora faccio anche un mini vassoio fatto con un pezzo di similpelle che mi era avanzato. E la cena è servita. Cosa dite, sono promossa?